Sono nel mio bosco, adesso faccio qualche potatura. Anche valutare sulle potature la filatura è importante perché spesso sono i pezzi di legno piccoli, quindi le fraschette, anche gli arbusti più piccoli, ad avere più difficoltà quando la catena non è affilata bene. Adesso facciamo vedere qualche potatura mettendo a modo prima la motosega. Io adesso veramente l'olio si deve andare sulla catena, quindi ci vuole un po' di tempo. Proprio in questo momento la sto accendendo, quindi non ho fatto nessun test live per far vedere il risultato. A moto. Come vedete la motosega è un rasoio. L'unico inconveniente che c'è è che questa parte della profondità, quindi questo punto qua, vedete, questa parte dove si decide la profondità di taglio è stata limata un po' troppo all'inizio. Quindi adesso mano a mano questo diventerà più uniforme nelle prossime limate, però per il resto è un rasoio. Quindi tende a saltellare all'inizio, perché ovviamente trova uno scavone, trova più difficoltà perché c'è un tagliente che taglia più in profondità. Tutto
Per il resto mi pare che sia veramente super, super, taglia in qualsiasi angolazione. Quindi il disco, come vedete, si può limare benissimo la catena e magari una buona catena potrebbe anche durare un bel po'. La stessa cosa potrebbe essere giusta con la catena in guida, comprando un disco che ovviamente costa anche 60-70 euro. Però una catena costa 40 euro di media. Quindi si potrà sicuramente nel tempo compensare la spesa, anzi sicuramente sarà un affare. Limare sul posto purtroppo oggi le catene, oltre che dispendioso come tempo, le lime spesso non vanno bene, tranne quelle della Stihl, ma sono anche troppo abrasive. Quindi tendenzialmente è meglio portarsi un paio di catene limate da casa. Uno che è pratico può dare una mezza lucidata, diciamo, alla catena nel caso fai dei lavori magari dove c'è ovviamente più sporcizia, giusto una limata così, ma per il resto credo che sia intelligente portarsi una catena da casa di riserva e quindi lavorare tutta la giornata in maniera sicura. Beh, io vi ringrazio dell'attenzione, alla prossima occasione da Michele Expert.